Scrivere messaggi, proposte, suggerimenti e pensieri sulle foglie di un albero di cartone per migliorare il percorso di cura, ma anche per umanizzare sempre di più il rapporto medico-paziente e per consentire a chi attraversa un momento difficile di esprimere ciò che ha nell'animo. Si propone questo e altro l'iniziativa ribattezzata l'Albero delle Idee, che ha ufficialmente preso il via con la presentazione avvenuta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'albero è stato posizionato all'ingresso del reparto di oncologia e ematologia al quarto piano dell'ospedale Nisseno, su iniziativa della direttrice del reparto di oncologia dell'ospedale Cannizzaro di Catania, Giusi Scandurra, che è anche componente del comitato direttivo di Acto Sicilia, l'associazione che ha promosso l'iniziativa anche in altre sedi, non solo in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia, come in Puglia e in Piemonte. Iniziativa che ha trovato il convinto sì del direttore del reparto di oncologia del Sant'Elia, Stefano Vitello, e del direttore generale dell'ASP Nissena, Alessandro Caltagirone. I primi messaggi, alcuni dei quali realizzati anche dagli operatori sanitari, già campeggiano sulle foglie di carta dell'Albero delle Idee, e c'è chi chiede musica per tutti, chi propone un pomeriggio cinema, chi chiede che ogni paziente possa rimanere continuamente in contatto con le persone care e chi di dare sempre di più cuore e affetto agli ammalati. Questa è un'iniziativa veramente lodevole, un'iniziativa che prevede un gesto gentile, moderato e non estremista, come ci capita di leggere anche sulle pagine dei social, la possibilità che il paziente o anche un operatore possa mettere un messaggio, attaccarlo a una delle foglie di questo albero e proporre delle soluzioni che sono volte al miglioramento dei servizi. Vogliamo migliorare i servizi in oncologia, vogliamo rendere gli ambienti più umanizzati possibili, ma è ovvio che tutte le iniziative lodevoli saranno uno spunto da replicare negli altri reparti. Un'idea di questo tipo, che ha avuto un'accoglienza di questo tipo, significa che la gente vuole, ha il desiderio assoluto di esprimere quello che per lui è importante. Le famiglie vogliono collaborare. E cosa viene fuori da questi alberi? Viene fuori la necessità di un'accoglienza che ti chiami per nome. Viene fuori la necessità di spazi studiati a misura d'uomo, quindi posti in cui in maniera confortevole il paziente oncologico possa essere accolto. L'abbiamo accolto con molto piacere, perché è in perfetta sintonia con quello che nel profondo del cuore di ogni sanitario esiste, vale a dire un rapporto diretto con l'ammalato, un rapporto che ahimè spesso viene un po' alterato, ostacolato da tutta una serie di problematiche di natura burocratica, di natura, come dire, carenze strutturali, da tutta una serie di situazioni. Per cui dico, fare attraverso questa iniziativa un punto di riflessione sulla bellezza del rapporto tra medico e malato, tra sanitario e malato, è una bella cosa, perché ogni essere è un essere irrepetibile, unico, ogni persona è portatrice di una caratteristica antropologica peculiare, specifica, che è presente in ogni persona, malato o sano che sia.